2, 1, live. Ciao a tutti, bentornati qui sul canale. Abbiamo sempre quel problemino che non posso più dire benvenuti su Truffle for quella lì, perché se no mi fanno causa. Quindi finché non troviamo la quadra vi dirò benvenuti e bentornati sul canale. Oggi è mercoledì, sono le 20:35 e abbiamo un nuovo ospite qui in casa Truffle for quella cosa lì, che è Sergio Mustica, micologo, Buonasera. appassionato di micologia, tartufi, tartufaio, che ci accompagnerà un pochino in questo inizio di stagione, ma anche poi più avanti nella scoperta in maniera un pochino più approfondita di cos'è il tartufo e dei vari aspetti della sua natura che ci possono anche poi aiutarci nella cerca. Prima di iniziare, come sempre, ringrazio tutti i Patreon e per chi non volesse andare sulla pagina Patreon, che è patreon.com/tartufopernovellini, ma volesse comunque contribuire alla vita del canale, qua sotto dove c'è la chat c'è un piccolo disegnino con un dollarino. Cliccando là sopra potete mandare un commento in evidenza oppure un adesivo e vanno tutti a sostegno del canale. Allora, Sergio Mustica è qui con noi, sarà il primo di una serie di incontri. Non vi nascondo che ho scelto di partire in una maniera un po' piacciona col tuber magnato un pico, ma non è assolutamente una scelta clickbait, nel senso che parleremo realmente di quello, ma visto che era il primo incontro, io ho avuto la fortuna di iniziare a conoscere un po' telefonicamente, un po' sulle dirette che facciamo il lunedì con Luigi, ho visto che è una persona che ne sa e ha dei contenuti molto interessanti da portare. Quindi ho deciso di partire col magnato un pico, che magari stasera poteva attirare un pochino più persone, visto l'argomento caldo, e far conoscere le competenze di Sergio. Adesso basta, non ci chiamiamo più per cognome, abbiamo fatto le presentazioni e sarà solo Sergio. E quindi poi invece riprenderemo il filo del discorso partendo un po' invece facendo magari una puntata più su cos'è il tartufo in generale. Prima domanda che di solito faccio ai nuovi ospiti e chiedo di presentarsi. Quindi ciao Sergio, chi è Sergio Mustica? Buonasera, buonasera Davide, grazie, buonasera a tutti per seguirci. Allora, io sono Sergio Mustica, sono un micologo appassionato. Appassionato nel senso che la micologia non è la mia professione, io sono appassionato da sempre di funghi e di tartufi, però in realtà nella vita mi occupo di altro perché faccio l'ingegnere. Io sono appassionato fin da bambino, andavo a funghi, a tartufi con mio padre nei boschi in provincia di Macerata, in provincia di Ancona, sono marchigiano. E diciamo che il territorio a cui provengo ha una medio-lunga storia in termini di tartufai e di appassionati di funghi, anche per un fatto dovuto al microclima che ben si sposa con quasi tutti i 9 tipi di tartufi commercializzabili in Italia. Io sono micologo dal 2010, mi sono abilitato come previsto dalla normativa italiana presso una scuola accreditata nella regione Umbria, che si chiama Villa Umbra, che è la scuola di formazione per il centro Italia per tutti i micologi. Faccio un secondo di chiarezza, poi iniziamo a parlare sul tema della serata, che è il tuber magnato un pico. La figura del micologo, sdoganiamo un po' questa figura che molti pensano che sia uno scienziato che ha poco a che fare con la realtà applicata della passione della ricerca del tartufo. Il micologo è semplicemente un appassionato che ha fatto un salto in più e attraverso un corso di 8 ore è andato a certificare le sue conoscenze scientifiche nell'ambito della micologia. La micologia è la scienza che studia tutti i funghi, quindi anche i tartufi, perché come tutti chiaramente sapranno, il tartufo è un fungo, non un tubero, ma un fungo. Malgrado si chiami tuber, ragazzi, è un Esatto. fungo. Tuber è l'etimologia perché simile a un tubero, però diciamo che è il nome del genere. In realtà il tubero è una forma radicale che appartiene però al regno delle piante e non dei fungi. Quindi ecco, iniziamo con un pochettino di basi. E niente, io sono un appassionato, mi sono abilitato e dal 2010 sono iscritto nell'elenco nazionale. E potrei potenzialmente svolgere il ruolo di ispettore micologo in un centro ASL, però
per la determinazione dei funghi che non sono coltivati, quindi quelli che crescono spontaneamente nei boschi per poi poterli commercializzare. Essenzialmente il ruolo commerciale del micologo, vuoi nel pubblico che vuoi nel privato, è questo: la determinazione dei funghi per poi portarli sulle tavole delle persone, oltre a quello didattico di ricerca, però quello è più a livello dell'università, ecco. Cominciamo. Allora, Sergio, appunto, è micologo e ha fatto questa premessa che secondo me è ottima, perché appunto non basta sapere le cose per comunicarle, ma ci sono matematici grandissimi non in grado di divulgare, nel senso di poi di spiegare quello che sanno farlo molto bene, ma poi non riescono a spiegarlo. Quello che cercheremo di fare, e mi sembra che il taglio appunto che voleva dare anche Sergio stasera, partendo proprio dalla sua esperienza di tartufaio e fungaiolo, che ha voluto approfondire la materia che segue, sarà proprio questo. Quindi partiremo da delle basi anche pratiche, ma per poi andare a approfondire anche in termini scientifici, che è un po' quello che abbiamo cercato di fare sotto un aspetto cinofilo e cinotecnico con tutti gli ospiti che abbiamo avuto, e mi sembra un'ottima cosa che finalmente riusciamo anche ad approfondire da un punto di vista scientifico, che poi torna assolutamente utile all'interno anche della pratica, il mondo del tartufo. Sergio, ti chiederei, abbiamo fatto sicuramente la questione piacciona di partire col tuber magnatum pico, ma forse è il caso, poi lo riprenderemo in un'altra giornata, magari di partire da cos'è il tartufo e le sue peculiarità. Certo, assolutamente. Come abbiamo già anticipato poco fa, il tartufo è un fungo e, come tutti gli organismi viventi, i funghi vengono collocati all'interno dei cassettini, che sono praticamente delle classificazioni con dei nomi latini, e sulla base della tassonomia e quindi della sistematica, il tartufo ricade all'interno del regno dei funghi. E all'interno del regno dei funghi ci sono tanti funghi, parliamo di funghi unicellulari, di funghi macroscopici, come possono essere i funghi che andiamo a cercare nei boschi, e poi ci sono i tartufi. I funghi si classificano in due grandi divisioni, divisio in latino, che sono gli Ascomicota e i Basidiomicota. Allora, faccio una piccola premessa. I funghi si classificano, diciamo, a monte, quindi si dividono in base al modo che hanno di sviluppare le spore. Che cosa significa? Che i funghi si dividono in basidiomiceti e ascomiceti. I tartufi sono ascomiceti, ossia le spore di polarità opposta, maschile e femminile, più o meno come preferite, sono contenute all'interno di aschi, che sono delle cellule a forma sacciforme che, quando si maturano, lasciano fuoriuscire le spore. Poi vedremo magari più avanti un'altra lezione che il meccanismo di maturazione è anche quello che conferisce al tartufo il suo caratteristico odore. Quindi, ecco, andando a ricapitolare, il tartufo è un fungo, è un ascomicota, quindi un ascomicete, ed è un fungo ipogeo. Ipogeo è l'unione di due parole greche, ipogeos, che significano sotto e terra, quindi la parola già lascia intuire che i tartufi non li troviamo fuori dal terreno, ma li troviamo sottoterra. È la ragione per cui anche utilizziamo un cane. E sono dei funghi ipogei, e all'interno, diciamo, della grande famiglia dei funghi sono dei funghi simbionti. Che cosa significa? Che non sono funghi né parassiti, quindi non si legano ad una pianta per danneggiarla e poi portarla a morte, come molti altri tipi di funghi. Non sono i funghi saprotrofi, ossia che scompongono. Allora, non sono i funghi saprotrofi, tra virgolette, perché parte del ciclo di vita del tartufo è anche saprotrofo, come vedremo più avanti, non è soltanto simbionte. Però definiamo che l'organismo proprio fungino, quindi il micelio che stringe la micorrizza, non è simbionte. E quindi sono dei simbionti, che significa che si legano a delle piante superiori biologicamente per degli scambi nutrizionali. Che cosa significa? Che la simbiosi si va a concretizzare con un'unione fungo-pianta, che si chiama micorrizza. La micorrizza non è nient'altro che
l'unione del corpo fungino con l'apparato radicale delle piante superiori. Non so, Davide, puoi trasmettere un'immagine? Io ti avevo condiviso mi hai messo? Sì, esatto. Ok, la mettiamo subito. Eccoci qua. Perfetto. La vedi, Davide? Si vede? Si leggono i nomi? Sì, se puoi ingrandire un pochino si legge meglio, però se già così si vede. Ok, perfetto. Allora, questo qui è essenzialmente la sezione di una micorrizza. E vediamo praticamente all'interno ci sono le cellule della pianta, vediamo i vari strati dell'apparato radicale, il rizoderma, la corteccia primaria e tutti quanti, diciamo, gli apparati e i tessuti che formano la radice, e poi quei pallini piccolini non sono nient'altro che le cellule fungine che praticamente vanno a creare una microglia. Sergio, se vuoi puoi indicare con la freccia del mouse. Perfetto, esatto. Lo vedete? Sì. Si vede? Perfetto. Sì, si vede. Allora, esatto, la microclena, che appunto è composta da cellule fungine, è una guaina che il fungo crea intorno all'apparato radicale secondario e primario, poi vedremo in varie stagioni, delle piante con cui può stringere micorrizza, e praticamente questa microclena insieme al reticolo di Herting, che si va a insinuare anche al di sotto del tessuto rizoderma, è proprio quello che viene chiamato micorrizza, quindi l'unione di cellule fungine e cellule della pianta disposte in questo modo dà vita alla micorrizza. Perché è importante la micorrizza? Perché è un mutuo scambio, questa unione biologica garantisce alla pianta un apporto idrico nettamente superiore che se non ci fosse il fungo che crea questa guaina, perché voi dovete un po' immaginare che la microclena, il reticolo di Herting, le spinule e le ife peritrofiche sono come una spugna perché i funghi sono composti per la maggior parte di acqua, hanno bisogno di acqua, non fanno altro che richiamare acqua al loro interno. Questa acqua viene condivisa con maggior vigore anche all'apparato radicale delle piante, insieme all'acqua anche sali minerali. Il fungo, che poi è la parte vegetativa che fa i tartufi, che cosa recepisce invece la pianta? Allora, le piante sono quello che permette alla vita animale dei funghi di stare sul pianeta, nel senso che loro, facendo la fotosintesi clorofilliana, riescono a sintetizzare nutrienti dall'energia solare e da sali minerali e l'acqua del terreno. Questo i funghi, come noi, gli animali e altri, i batteri, alghe unicellulari non fotosintetiche, non sappiamo fare, e quindi il fungo si unisce all'apparato radicale per prendere i nutrienti che non riuscirebbe altrimenti a prendere al terreno. Quindi è proprio una simbiosi, è un rapporto reciproco. Sì, eccomi, dimmi. No, volevo dirti che è interessantissimo, solo che non bruciamoci tuoi tutta la puntata cos'è il tartufo. Andrei su... Benissimo. Hai dato un'ottima spiegazione sull'impianto di base, quindi fungo, simbionte, si attacca alla radice, crea la guaina, vive vicino a una pianta... Ma abbiamo fatto l'argomento piaccione. Va bene. Mettiamo i piedi nel piatto e poi la prossima volta però continuiamo a approfondire questa cosa che è utilissima e importantissima. Va benissimo, vado più veloce. Allora, quello che avete visto prima, adesso qui lo vedete, una foto al microscopio elettronico. Questa è una foto proprio di un apparato radicale di Populus nigra, di pioppo nero. E questa è una micorrizza di tartufo bianco, quindi tuber magnato un pico. È quello che avete visto poco fa, e questa, diciamo, che è un foto ingrandimento di una micorrizza. Questa è la classica forma clavata, e anche questa è una micorrizza su radice secondaria di pioppo nero ad opera di tuber magnato un pico. Allora, definiamo un pochettino meglio che cos'è il tuber magnato un pico, perché si chiama in questo modo. Allora, come tutti gli altri tartufi e tutti gli altri funghi, il tartufo bianco viene chiamato
viene definito con due nomi: tuber, che indica il genere, tuber magnatum è la specie, pico è dovuto al primo scienziato che identificò e descrisse dettagliatamente questa specie, che è Vittorio Pico, che era un medico torinese che, se non mi ricordo male, visse nel XVIII secolo, e anche il fatto che fosse torinese, insomma, lascia intendere dove storicamente, qual è storicamente la regione d'Italia che ha più storia e più tradizione in termini di tartufo bianco, che appunto il Piemonte. E nell'immagine che trasmetto qui si vede l'areale di diffusione del tartufo bianco. Ora, devo dire che non è del tutto aggiornato, perché con... Puoi ingrandire un pochino, per favore? Sì, sì. Allora, qui vediamo... Allora, questa piantina era aggiornata fino a una quindicina d'anni fa. Adesso ci sono stati rinvenuti e descritti chiaramente dei focolai anche in Svizzera e nel sud-ovest della Francia, quindi tartufaglie d'Oltralpe. Però ecco, in quantità di certo minori, come potete vedere. Allora, questa immagine l'ho presa da uno studio di dei ricercatori, che però tutti i puntini che vedete sono dei siti accertati di tartufo bianco su cui sono state fatte delle ricerche in base al microclima, quindi non vedete tutti quanti, però l'ho voluta riportare per, più che per l'Italia, che più o meno sappiamo tutti che l'areale italiano va dal Piemonte fino al Molise, in alcuni punti anche la Calabria, della Sila, però diciamo che tutti più o meno conosciamo qual è la distribuzione del tartufo bianco. È una specie fungina appenninica, quindi che parte dal Piemonte, segue l'Appennino fino ad arrivare alla parte dell'Appennino calabrese del nord. Quello che mi piaceva farvi vedere era anche, insomma, la diffusione europea. Come potete vedere, si parte dall'Istria, quindi alla Croazia, alla Slovenia, si arriva fino alla Romania, alla Grecia del nord, quindi ecco, non è un'esclusiva italiana, ma quasi, nel senso che se le tartufaglie italiane non fossero tanto stressate tartufai per una tradizione che ormai c'è da vari anni, di sicuro l'Italia sarebbe ed è probabilmente il primo produttore. Quindi ecco, anche tutto il tartufo che viene dall'estero, dall'est Europa, comunque sia, non può minimamente, in termini quantitativi, andare a pareggiare il tartufo prodotto in Italia. Qui adesso non mi addentro perché ci sarebbero tanti discorsi da fare sulla conservazione delle tartufaglie naturali, che magari possiamo approfondire anche in altre lezioni. Quindi ecco, diciamo, la reale Europa è questo, con l'aggiunta anche della Svizzera e di parti della Francia del sud-ovest. E in questa schermata vediamo le piante che stringono micorrize con il tuber magnatum. Allora, la foto è di più generi. Stasera guardiamo il tuber magnatum. Puoi sempre ingrandirla un pochino, scusami. Sì, sì, certo. Okay. Allora, un po'? Si vede? Sì, dai, ci vediamo. Ok, perfetto. Allora, qui vediamo, questa tabella è divisa in angiosperme, che sono le latifoglie, e vediamo tutte quante le piante principali con cui vengono strette micorrize da parte del tuber magnatum pico con appunto le angiosperme. E poi una cosa curiosa è che abbiamo anche delle gimnosperme, che sono le aghifoglie, in cui è stato visto in laboratorio che il rapporto simbiotico si viene a stabilizzare. È chiaro che adesso non vorrei sembrare troppo speranzoso. È chiaro che andare a trovare un tartufo bianco sotto un cedro dell'Himalaya o sotto un cedro del Marocco è una cosa alquanto improbabile, ma non dal punto di vista biologico in sé per sé, perché la micorrizza viene stretta, ma in realtà quelle piante non condividono l'ambiente del tartufo bianco, quindi un cedro del Marocco in un fondovalle con terra sabbiosa o argillosa con un determinato pH non nascono, e magari non condividono neanche il range di temperatura che invece permette la formazione del tartufo bianco. Quindi ecco fatto che in natura questo tipo di legame non si può palesare. Sergio, quali sono questi parametri del magnatum pico? Quindi temperatura, altitudine, esposizione? Allora, il tuber magnatum pico
Di tutte le nove specie di tartufo commercializzabile in Italia, di sicuro la più delicata, ed è quella che ha bisogno di condizioni e di parametri più stringenti delle altre. Questo per quale ragione? Per una ragione di carica biologica. Mentre un tartufo estivo ha un peridio molto, molto duro, molto rugoso, che permette di mantenere all'interno l'umidità e quant'altro, il tartufo bianco, per un fatto proprio biologico, ha necessità di tutta una serie di accortezze climatiche che ne determinano la formazione. Prima di tutto parliamo dell'abbondanza delle piogge. Il micelio del tartufo bianco si crea mediamente molto più profondamente rispetto a quello delle altre specie che andiamo a cercare, quindi più profondamente significa più pioggia che deve penetrare più a fondo. Più a fondo in un terreno che di per sé non è drenante, quindi parliamo di un fondovalle argilloso, cretoso o sabbioso, che di per sé non permette bene all'acqua di andare in profondità, quindi l'acqua deve essere ristagnante e deve essere abbondante. Le precipitazioni devono avvenire in determinati periodi dell'anno e le caratteristiche del terreno in termini di pH, quindi di basicità del terreno, il range all'interno cui cresce il tartufo bianco è un range che non si caratterizza, che non si palesa in natura con tanta frequenza, per questo è anche il tartufo più raro. Se uno pensa a un tartufo estivo, ha dei range di pH del terreno, ha dei range di precipitazioni, ha dei range di esposizione proprio al sole molto più ampi, e quindi di sicuro in Italia, ma penso anche nel mondo, il numero di tartufaglie e tartufo estivo è molto superiore rispetto a quelle di tartufo bianco. Quindi è un fatto di forza biologica del fungo. C'è il fungo più resistente che riesce a resistere a vari climi, e c'è il fungo meno più delicato come il tartufo bianco, che non riesce a svilupparsi e esprimersi con la stessa facilità. Ma comunque, quindi quali sono, parlavi del periodo giusto per le precipitazioni per lo sviluppo del micelio, per il Magnatum Pico qual è? Allora io qui ho... No, non volevo anticiparti. No, assolutamente. Io ho portato dei climatogrammi che sono un po' vecchiotti, non ne ho dei più nuovi, però per delle località del centro Italia che sono famose per essere delle zone particolarmente vocate al tartufo bianco pregiato. Allora, il tartufo bianco ha necessità di abbondanti piogge primaverili, di un periodo estivo non eccessivamente siccitoso, proprio per il discorso che facevamo prima. Nel momento in cui abbiamo un'annata come questa, in cui in Sicilia ci sono 38 gradi, 48 gradi, e non piove nella maggior parte della penisola italiana per quasi due mesi, è chiaro che anche l'abbondante magari pioggia primaverile con una stagione così viene del tutto azzerata. Quindi ecco, l'estate deve essere calda, perché in un'estate calda in un terreno vocato che ha preso sufficienti precipitazioni durante il periodo primaverile, il micelio si sviluppa e tende ad accrescersi e ad avviare la fase apotecioide, che poi è quella che è l'incipit della formazione dell'ascocarpo. E poi le piogge devono riprendere nel periodo tardo estivo autunnale, perché poi sono quelle che determinano l'accrescimento dell'ascocarpo. Quindi ecco, il tartufo bianco, come la maggior parte dei tartufi, ha necessità di tanta pioggia per iniziare a far sviluppare il micelio. Sergio, sì, te lo dico oggi, che devi avere pazienza con noi. Cos'è l'ascocarpo? Potrei anche saperlo, però siamo la cerchia del tartufo per novellini qua. L'ascocarpo, sì, giustamente. Giusto. Allora, l'ascocarpo in micologia è il corpo fruttifero di un ascomicete. Quindi il tartufo stesso è un ascocarpo. Per dire un porcino, invece, un ovulo, uno champignon, un pratagliolo, è un basidiocarpo, perché è il corpo fruttifero di un fungo appartenente alla divisione Basidiomicota. Scusa, hai ragione, non ho specificato. Quindi potremmo dire che il fungo è quella... Adesso te la brutalizzo, sì, e al massimo mi correggi. Quindi possiamo dire che il fungo è quella rete che cresce sottoterra, e il tartufo è il corpo fruttifero
di quella rete, quindi quella rete può continuare ad esistere e in base a stagioni più o meno favorevoli può dare il frutto o non darlo. Esattamente, è proprio così. E qui, allora, la riproduzione del tartufo è una cosa delicatissima che ad oggi non è del tutto nota alla scienza. Cioè, se io quando lo dico sono sempre un po' titubante, però in realtà è così. Cioè, nel 2021, con i satelliti nello spazio, l'uomo è stato sulla Luna e quant'altro, ad oggi non sappiamo il tartufo, non abbiamo chiuso bene il ciclo biologico del tartufo, non sappiamo bene perché il tartufo si comporta in quel modo. Adesso, senza addentrarmi troppo, gli ascomiceti hanno tre modi di riprodursi e di sicuro uno è quello della gametangiocamia, che è quello che poi porta alla formazione dei corpi fruttiferi, che nel caso del genere tuber sono i tartufi quelli che raccogliamo. Quindi ecco, l'ascocarpo è il corpo fruttifero. Se abbiamo, nel caso del tartufo bianco, abbondanti precipitazioni negli areali di raccolta in primavera e delle estati abbastanza, diciamo, non troppo siccitose, e poi le precipitazioni riprendono nella tarda estate e nei primi periodi d'autunno, e quindi abbiamo la probabilità che quella stagione sia una buona stagione, perché il ciclo vegetativo del tartufo si compie quasi completamente. Scusi, già che stiamo parlando di precipitazioni, ti faccio una domanda sulle diverse funzioni delle precipitazioni, perché ad esempio qua, a parte l'esperienza che dice che sembra che quest'anno non sia dei migliori, però almeno tipo dalle mie parti ha fatto una primavera normale, nel senso piovosa, non siccitosa. L'estate invece, quando è partita l'estate, è stata calda, massiccitosa, e a partire da fine settembre stanno ricominciando le precipitazioni anche buone. E quindi il fatto, a cosa servono? La domanda è, e quindi precipitazioni in primavera, precipitazioni in estate, ripresa delle precipitazioni, quali sono le tre funzioni e cosa succede quando viene a mancare una di queste tre fasi? E se c'è una fase più importante delle tre, cioè nel senso, mi dici, Esatto. Magari se non piove solo in estate possiamo farcela. Allora sì, il discorso è semplice e complesso allo stesso tempo. Allora, di sicuro le precipitazioni più essenziali per la formazione del tartufo sono quelle, diciamo, della genesi del carpoforo, dell'ascocarpo, quindi allora senza precipitazioni primaverili e non possiamo fare in modo che il micelio si vada a crescere e si sviluppi, e in termine tecnico si chiama l'abbozzo primordiale, che nella fase apotecioide, che quindi è il primordio del tartufo, che tra l'altro nelle zone evocate in una tartufaia tuber magnato un pico, se le piogge primaverili sono abbondanti, si possono sviluppare anche decine di migliaia di abbozze primordiali. Poi la natura è autoselettiva, quindi con l'andare avanti la stagione alcuni toglieranno nutrimento agli altri e gli altri verranno riassorbiti, però diciamo le precipitazioni più importanti sono quelle per la formazione. Cioè dovete immaginare qual è l'atto più importante per far nascere un bambino, chiaramente il concepimento. Se non c'è il concepimento, il bambino non può venire alla luce, quindi le precipitazioni più importanti sono quelle per far accrescere il micelio per l'abbozzo primordiale. Poi il discorso della precipitazione estiva è importante fino a un certo punto, nel senso che se viene a mancare nei mesi estivi la precipitazione, andranno a andare in sofferenza tutti quegli ascocarpi primordiali che si sono formati nelle zone che purtroppo patiscono di più la siccità. Se io ho un bordo di un fiume che bene o male è sempre erodato da acqua, anche una stagione molto siccitosa, comunque qualcosa si potrà trovare, perché non vengono tutti seccati all'umidità gli abbozzi primordiali degli ascocarpi. Poi un'altra cosa, noi possiamo avere un'estate buona, un periodo all'inizio dell'estate buona, una primavera ottima, però se poi non ci sono le piogge a crescimento troveremo tanti tartufi di dimensioni tutte piccole. Quindi diciamo, volendo essere un pochettino più sintetici, le precipitazioni essenziali sono quelle di formazione primaverili,
e poi sono quelle di accrescimento tardo-autunnali, diciamo tardestia autunnali, ecco. Questi sono i periodi più importanti per il tartufo bianco. Quindi potrebbe anche essere che, almeno qui che è ricominciato a piovere e ha fatto una primavera decente, non sia così grigia come in altre parti dove ancora c'è siccità. Io sinceramente, Davide, perché me lo stai dicendo tu, pensavo comunque che il Piemonte quest'anno un pochettino si salvasse, perché seguo spesso le precipitazioni. Io sono un micologo, oltre che di tartufi sono appassionato anche di funghi, quindi vado a vedere le precipitazioni con un occhio anche più a breve termine rispetto a quello del tartufaio. E comunque sì, ho visto che in Piemonte ci sono state abbondanti piogge primaverili, anche l'estate non è stata poi così siccitosa come nelle regioni. Dipende dalle zone. Ok, quindi però è chiaro che non è... I funghi sono strani, cioè sono molto strani. Credo sia la definizione più grande. Sono andato a intervistare un signore che fa piante, che ha piante micorizzate, è abbastanza importante, viene invitato un po' in tutta Europa a parlare delle sue coltivazioni, che ancora va per tentativi e delle volte gli succedono, fa tre file di tartufi, due danno, una no, e lì a cercare di capire qual è il micro cambiamento che ha fatto sì che stesso terreno, tre filari di piante, due danno, una no, o una sì e una lavorazione, è ancora tutto un grandissimo studio, che è anche una fortuna, sarebbe da un lato, perché sarebbe, se no sarebbe come andare a raccogliere le patate, probabilmente avrebbero anche lo stesso valore. Sì, esatto, ma poi guarda, allora, non mi addentro nella tartuficoltura perché ci sono menti di sicuro più eccelse, la mia che l'hanno descritta, non mi ci addentro, però dal punto di vista della variabilità, della vegetazione dei tartufi in piantagione, la cosa predominante è la competizione a livello fungino, cioè funghi antagonisti, i funghi antagonisti che stringono micorrize con l'apparato radicali, le piantine micorrizzate che si vanno a impiantare, è fondamentale, e quello purtroppo è un fattore che è difficilmente controllabile, perché non è che uno può utilizzare gli antimicotici in una piantagione, perché andrebbe a decimare le micorrize che ha piantato. Quindi ecco, i funghi antagonisti sono una cosa che spesso determina la riuscita o meno una piantagione. Non è questo il problema del tuber magnatum pico, perché purtroppo ci sta una percentuale veramente veramente bassissima di riuscite delle tartufaie, che ad oggi non si è ancora riuscita bene a capire la ragione per cui in laboratorio si riescono a ottenere delle piantine micorrizzate al 100%, e poi uno le va a mettere in natura e quelle micorrize da lì a poco muoiono, non riescono più a svilupparsi insieme all'apparato radicale. Quindi ecco, da sotto questo punto di vista ancora la scienza è un po' indietro, a meno di scoperte eclatanti dell'altro ieri, che però non mi sembra di aver visto, quindi penso che stiamo più o meno indietro di una ventina d'anni. Allora, scusami Sergio, chiedo scusa anche a tutte le persone che hanno scritto in chat, ma era il primo appuntamento che abbiamo fatto con Sergio, quindi non volevo frammentare troppo la discussione, perché di solito saluto e quindi saluto chi è qui con noi: Cristian Mancia, Diego Vittorio Logelfo, Nicola Vinciguerra, Michael Mazza, Angelo Papa, Davide Toso, Andrea Peccolo, Simone Giacchello, Riccardo Galeotti, Francesco Cicarè, adesso mi insulterai, lo so che sei Asia, però voglio provare comunque. J.D. Mills, Francesco S.P.T., Giampaolo Rescinti, sempre Asia, Sabatino Di Leonardo, Valerio Bissesto, Gianluca Maioli, Antonio Camazzola, molti sono tornati. Avevo visto anche che c'era un prima volta qui sul canale, che è Simone Giacchello. Ciao Simone, benvenuto alla prima volta in diretta. Vedo che è il primo appuntamento che facciamo con Sergio, ma ha subito riscosso grande successo. Adesso ti do anche un paio di numeri, Sergio. Attualmente siamo connessi in una cinquantina e sono già passate circa 150 persone. Bene. Qualcuno è entrato, qualcuno è uscito, ma il grosso si è fermato e va molto bene. Ciao a tutti. Allora, vediamo se c'è qualche... Allora, Asia dice quest'anno mi sarà... che sarà complicato anche trovare i porcini.
sono sempre Aso, solo cambiato in Xira, l'avevo scoperto, adesso lo leggo anche. Giampaolo, e poi qui siamo sulla cerca del tartufo per Novellini, quindi ogni tanto ci sono anche degli appelli disperati che poco hanno... Tu la vedi la chat, Sergio? Da qui non la vedo, però... Vabbè, ti aggiorno io. Giampaolo Rescinti, il mio lagotto ha 4 mesi, ha già trovato una ventina di scorzoni e nel bosco lavorava bene. Ora è 3 giorni che non ha più voglia, si distrae, si rotola nelle foglie. Sono molto arrabbiata, è come se mi dicesse io non ho più voglia, i tartufi cercateli tu. Cosa devo fare? Scusate, so che la mia domanda non rientra nel tema, ma sono disperato. Questa l'ho letta principalmente per iniziare a introdurre Sergio all'ambiente di Truffle for Dummies. Ogni tanto abbiamo questi però io, Giampaolo, su questo non ti posso aiutare molto. Lascio la parola a Davide, perché anche io sono... mi faccio seguire per i cani. Giampaolo, non ho la palla di cristallo e non vedo le cose. Però ti dico, per l'esperienza che ho io, anche di persone che vengono a me, ti dico... te la butto lì e poi se poi ci sentiamo in privato, mi scrivi su Messenger e approfondiamo, anche perché non è l'argomento della serata, però visto che sei... Allora, innanzitutto non ti arrabbiare. La prima cosa è la fiducia nel cane. Se ti arrabbi, il cane lo sente e non andate più da nessuna parte. Quindi tu continua a fidarti del tuo cane, non ti arrabbiare, non gli passare sensazioni negative nel bosco. E mi verrebbe da dire così a naso, però poi se vuoi approfondiamo, che probabilmente trovava gli scorzoni, perché lo portavi a scorzone, c'erano gli scorzoni, adesso lo porti probabilmente in posti, non so se hai un cane tutor che può aiutarlo, dove c'è molto meno tartufo, tu gli chiedi di cercare, il cane non trova, si stressa e inizia a attuare anche dei comportamenti, a emanare dei segnali calmanti, a fare tutta una serie di cose. Però soprattutto con un cane di 4 mesi, che ti devo dire, lascialo vivere, ti ha trovato 20 scorzoni, è già un genio, è bravissimo e probabilmente se non trova i tartufi non ci sono, e se i tartufi ci sono e il cane non li trova, comunque tu da solo non li trovi, quindi ti devi fidare del cane, portati dietro qualcosa e fallo sempre arrivare all'obiettivo, se lui non li trova glielo nascondi e glielo fai trovare tu, poi se approfondiamo in un altro momento, perché sennò andiamo fuori... Non, andiamo fuori tema. Valerio Bisesto, guarda che poi si consiglia. Cosa dice Valerio Bisesto? Giampaolo Rescinti, non ti arrabbiare, rimani tranquillo, continua a camminare, quest'anno ci sono pochi. Esatto, la stessa cosa. Gianluca Maioli, ciao. Antonio Camazzola, ciao. Allora, vi ricordo che se avete domande possibilmente inerenti all'argomento della serata, fatele qui, io poi trovo il momento giusto per porle a Sergio. Scusa, ti ho interrotto, ma qua è una big family, dobbiamo... No, non c'è problema, adesso l'ho sbloccata la chat, la vedo anch'io. Ah, perfetto, perfetto. E niente, volendo continuare il discorso sul tartufo bianco, scusami. Allora, dette le precipitazioni più importanti, andiamo anche a dare un secondo, un inquadramento, una descrizione del tartufo bianco e qualche curiosità e le ragioni per cui è il tartufo più apprezzato indubbiamente a livello sia commerciale che anche a livello gastronomico. Allora, il tartufo bianco, come tutti saprete, è il re dei tartufi, nel senso che è quello che va a racchiudere un po' tutte le peculiarità e le qualità di tutti quanti i tartufi, è quello che ha un odore più caratteristico e duraturo, e questo qui ha una ragione biologica ben definita, che è sempre legato al discorso che facevo prima, la carica biologica. Allora, il tartufo profuma perché deve essere predato da un animale che se ne nutre per poi disperdere le spore. Se il tartufo bianco mediamente si trova a una profondità di 15, 20, 25 centimetri, poi andiamo su profondità da record che non sono la normalità, però diciamo che il tartufo che solitamente si trova più in profondità, quando andrà a maturazione per essere predato, avrà necessità insomma di sviluppare un odore molto più forte, molto più duraturo, che deve lentamente insidiarsi all'interno del terreno. E questa è la ragione un po' per cui il tartufo bianco è il tartufo più profumato. Se voi pensate, un tartufo nero estivo, per quanto un ottimo prodotto che si può commercializzare e trovare in commercio, ma anche il tartufo estivo più maturo, se voi lo appoggiate su un tavolino mezza giornata e tornate la sera, lo prendete in mano, lo dorate, non ha quell'odore pungente. Se lo mettete in un barattolo, di sicuro lo sentite bene il profumo. Se voi mettete un tartufo bianco ben maturo di novembre su un tavolino, tornate la sera, lo prendete in mano, lo dorate, ha un odore caratteristico molto forte. Quindi è un discorso di carica biologica. Poi
rispetto ad altri tipi di tartufi, proprio la difficoltà di avere piantagioni che dessero dei risultati concreti ha anche fatto un po' gettare la spugna dal punto di vista della ricerca, per cui si è andati in direzioni più di altri generi di tartufo e si è investito dal punto di vista della ricerca della tartuficoltura per altri tartufi di cui magari parleremo altre volte. Però ecco, tartufo bianco è indubbiamente il tartufo che sulla scena nazionale e internazionale è quello che è di sicuro il tartufo dei record dei primati. Basti pensare, insomma, al rilievo che ha la mostra mercato del tartufo di Alba o di Acqualagna, comunque sia, sono tutte cioè delle mostre, degli eventi che sono irripetibili in altre parti del mondo. E il discorso per cui il tartufo bianco anche raggiunge questi prezzi, volendo tralasciare in questa sede le dinamiche speculative, perché adesso non mi va neanche di stare a parlare di questo, però è anche perché alla fine la legge, la domanda dell'offerta è sempre quella per qualunque tipo di Mercato. bene. Se il tartufo bianco se ne trova poco rispetto alla domanda, i prezzi cresceranno moltissimo. Quindi il discorso, insomma, è il tartufo bianco, il tartufo più apprezzato, anche il tartufo più raro. È anche il motivo per cui è il tartufo anche un po' più affascinante. Ecco, io sono un tartufaio che va a tutti i tipi di tartufo che chiaramente trova, però ecco, il tartufo bianco è quello che anche a livello della ricerca è quello che è più affascinante. Insomma, io sfido a trovare un tartufo più bello da cercare, da scovare, l'emozione quando si trova un tartufo bianco. No, no, beh, certo, c'è cioè la magia del bianco che sicuramente adesso senza nulla togliere agli altri, poi appunto io Assolutamente. a me piace vedere girare i cani, però oggettivamente anche per una questione di valore economico, di rarità, il bianco è interessante. Beh, una domanda volevo farti. È il più raro, quello che ha bisogno di condizioni, quindi più particolari per potersi diffondere, quindi che mette in atto delle strategie. Allora, i tartufi non è che sono intelligenti, si chiama selezione naturale. Sono degli accidenti Biologia. che capitano e delle specie si ritrovano a avere delle peculiarità perché se no non si sarebbero riprodotte, si sarebbero estinte, tra cui il forte odore, essendo un tartufo che viene a profondità più alte. Però una cosa è anche vero, è il più raro, ma è anche quello che può raggiungere le pezzature più grandi, o sbaglio? Allora, no, non sbagli. Allora, dal punto di vista della letteratura è di sicuro il tartufo, quindi il fungo del genere tuber che riesce a raggiungere delle dimensioni più grandi. Infatti, cioè, i record mondiali dei tartufi, quindi quello di San Miniato, della Cagnetta Parigi del 52, mi pare, e quello di qualche anno fa, sempre in Toscana. Sono tutti tuber magnato un pico, cioè è molto più raro trovare un tuber melanosporum che sfora i 700-800 grammi piuttosto che trovare un tuber magnatum di quella pezzatura. È anche vero però che andando a vedere e andando a studiare, io ho letto alcuni articoli sull'andamento della produzione del tartufo bianco e sulle dimensioni delle pezzature del tartufo bianco. È vero che potenzialmente è quello che raggiunge dimensioni più grandi, ma è anche vero che è quello che subisce l'azione antropica, quindi l'azione dell'uomo in modo più deleterio. Cioè, è vero che insomma le pratiche dei tartufai scorretti che vanno a zappare è più diffuso in quelle specie di tartufi che vanno a creare delle bruciate naturali, quindi le cosiddette pasture e pianelli, perché sono evidenti, purtroppo insomma uno va più a colpo sicuro. Però è anche vero che l'ipersfruttamento dei luoghi naturali, cioè io non vi dico una sciocchezza, io ho letto in degli studi che sia in Piemonte, sia nella zona di Sant'Angelo in Vado e d'Acqualagna nelle Marche, querce secolari sono crollate per quante buche hanno fatto i tartufai. Quindi ecco, oltre che a tutta una serie di problematiche legate all'inquinamento, quindi sì, potenzialmente è quello che raggiunge pezzature più grandi, però è anche vero che è quello che subisce di più in modo più negativo l'azione dell'uomo e l'azione dell'ipersfruttamento dei luoghi di crescita, e questo non, diciamo che sfavorisce anche la creazione di grandi corpi fruttiferi, ecco. Quindi Sergio, diciamo. però è vero, cioè tu parlavi di subire l'azione antropica. Tra l'altro c'è una domanda di Simone Giacchello che viene proprio su quello che volevo dire io.
adesso non voglio dire una bestialità, però probabilmente è nato prima il tartufo dell'uomo, con un'azione, quantomeno da quando l'uomo ha iniziato a sviluppare un'azione importante sulla natura, e quindi sostanzialmente il tartufo ha fatto faceva la sua vita anche senza di noi. Però c'è da un lato il fatto di subire la presenza di comportamenti scorretti dell'uomo, però dall'altro lato c'è anche da dire che giova invece dei comportamenti corretti dell'uomo, perché in posti dove si faceva la legna, quindi i boschi restavano naturalmente puliti, venivano puliti gli argini, i fossi, perché c'era l'agricoltura, nel momento in cui l'azione antropica sparisce, sparisce anche il bianco, perché diventa vegetazione asfissiante. E quindi ci sono delle, perché Simone chiedeva, oltre alle piogge, quanto è importante la pulizia della tartufaia. Non solo la pulizia della tartufaia, ci sono anche azioni dell'uomo che possono preservare il tartufo. Allora, questo è un po' un argomento dibattuto, oltre che dal punto di vista micologico, che studia più i fatti, ma dal punto di vista proprio di micofilo, anche all'interno dei circoli micologici, è un ambiente molto dibattuto, come l'azione dell'uomo va a influenzare la nascita sia dei funghi che dei tartufi. Allora, i funghi, parliamo dei funghi che si vanno a cercare, quindi porcini, ovuli, i funghi degli appassionati, subiscono positivamente i tagli culturali e quant'altro, quindi se i boschi non subissero i tagli culturali per fare alto fusto, l'azione antropica, gli habitat sarebbero molto, molto ridotti, e questo è dimostrato da studi scientifici anche condotti al Corpo Forestale Nazionale. Stessa cosa, in maniera un po' diversa, avviene per i tartufi, soprattutto per il bianco, perché, allora, mettiamola così, l'azione antropica dell'uomo fino agli inizi del secolo scorso, in cui non c'erano l'utilizzo della chimica nell'agricoltura, non c'era l'utilizzo di fertilizzanti anticriptogamici e quant'altro, quindi con l'approccio dei nostri nonni e bisnonni, che era di per sé biologico, perché i poverini non avevano nulla, cioè la chimica nell'agricoltura è giunta dopo il boom del petrolio, quindi non c'era neanche il costume di utilizzare queste cose. Quindi ecco, mantenere i fossi puliti, i fondovalle più puliti, più percorribili, quello è chiaro che era una cosa che andava a favorire, perché cioè, il discorso del tartufo viene se sta bene la pianta. Se io ho dei fossi che vengono sommersi da vegetazione infestante, non vengono puliti e fanno morire i pioppi, fanno morire le betulle, fanno morire le farne e quant'altro, di conseguenza viene meno anche il tartufo. Però è anche vero che spesso oggi questa azione antropica è unita anche all'utilizzo di prodotti che non vanno in accordo col tartufo, anche perché è un fungo, è un organismo molto delicato. Poi, parlando del tuber magnatum, è ancora più delicato di tutti gli altri. Quindi è vero che l'uomo può intervenire positivamente, ma può intervenire anche molto negativamente. Quindi ecco, non so se ho risposto... Sì, certo. Era perché poi c'era stata anche una domanda. Francesco SPT, la prima volta anch'io, perfetto, benvenuto, e immagino che continuerai a seguirci. Allora, poi questo video, come tutte le dirette, resterà anche poi fruibile per chi arriverà dopo, quindi rimane come video registrato sul canale. So per certo, perché Sergio si sta dimostrando veramente bravissimo, che grazie, tutti voi che siete qui, sì, no, super interessante, veramente, grazie. Era proprio uno dei tasselli mancanti del lavoro che stiamo facendo, era proprio questo, e ti ringrazio di esserti offerto. Ma guarda, per me la condivisione, cioè condividere la conoscenza anche scientifica è importante, perché adesso, fermo restando che nessuno si aspetta che tutti si appassionino di micologia a livello un po' più elevato, un po' più spinto, però andare ad avere quelle nozioni scientifiche di base permette anche di avere degli appassionati di tartufi formati, consapevoli, e che di conseguenza vanno nei boschi, vanno nei fondovalle, più consapevoli dei loro comportamenti, cioè più consapevoli del fatto che non chiudere una buca non è tanto un fatto di mancata civiltà, quanto un fatto di una violenza biologica per un equilibrio microclimatico che in quel modo viene spezzato. Cioè, io dico sempre,
se gli zappatori fossero dei chirurghi e quindi sapessero perfettamente dove sta il tartufo, lo prendessero in maniera molto circoscritta, le tartufaie non morirebbero. La tartufaia muore perché voi dovete fare questo ragionamento. Allora, andare a prendere i tartufi non maturi è come andare a raccogliere le mele, è come andare a raccogliere le mele da una pianta quando le mele sono acerbe. Però il problema dello zappatore è che va a raccogliere le mele con la motosega, taglia i rami, taglia il tronco, rovina. Allora, un conto è raccogliere una mela, punto. Un conto è raccogliere una mela con la motosega. Ecco, l'impatto che ha Mi l'azione sei dell'uomo. spiegato benissimo, Sergio, Esatto. esattamente questo. Quindi, esatto, quindi per me condividere queste conoscenze far avere una maggior consapevolezza anche le loro azioni agli appassionati come me. No, infatti quello che io dico sempre è che il tartufo è cultura e che è come ogni sfaccettatura della cultura, l'unico modo per farla sopravvivere diffonderla. Poi l'unico segreto per me rimangono le poste, quelle non te le dirò neanche mai. Sotto tortura ti metti gli scarponi, prendi il cane e cammini. Oh, non ti... Esatto, Però tutto il resto non si fa nessun danno a parlarne anni, anzi si preserva un patrimonio comune. Io non ti dico quanti insulti ho preso all'inizio di questa avventura perché mi si diceva che svelavo i segreti che dovevano, e invece secondo me è tutto il lavoro che va a preservare invece il patrimonio, che va a far sì che da un aspetto cinofilo e cinotecnico non si Davide, maltrattino i cani e tutta una serie di cose, quindi me li prendo volentieri questi insulti, però stiamo ricevendo anche con te stasera anche tanto supporto. Dicevo, secondo me, chi è in chat adesso che sta scrivendo, chi ci sta seguendo, avrà sicuramente visto, che avrà notato come è interessante questo contenuto. Però comunque in chat fatemi sapere se vi sta piacendo, se volete che andiamo avanti. Tanto vado avanti lo stesso. E poi invece, se state guardando il video in differita, qua sotto nei commenti scrivete invece se vi piace l'idea di avere altri video insieme a Sergio. E vi ricordo anche che già durante la diretta, ma anche per chi lo vede in differita, potete cliccare già su il pollicione in su qua sotto se il contenuto vi sta piacendo, per far sì che arrivi a YouTube un segnale che faccia circolare di più questi contenuti. Altra cosa, ho scoperto che più del 50% delle persone che guardano i video non sono iscritti al canale, e questo è molto, molto, molto male. Quindi è gratis. Clicca su iscriviti, se clicchi anche sulla campanella ricevi pure le notifiche quando facciamo i video e non te ne perdi più neanche uno. Quindi tu che guardi i contenuti senza essere iscritto, iscriviti. Allora, Sergio, vediamo un attimo. Francesco Ciccaretti, l'ho messo prima in sovraversione, ti fa i complimenti. Grazie, Simone grazie mille, Francesco. Zacchello, ho chiesto perché mi imbatto molto più spesso in cerchi bruciati ma senza risultati. Noto molto sporco sul sottobosco e credo sia questo il problema. Simone, poi ne parleremo, anzi, se vuoi anche fare un approfondimento su questo, perché alcuni tartufi fanno la bruciata e altri no. Se andiamo a cercare i bianchi sui pianelli, cosa succede? Se cerchiamo i neri, cosa succede? Quali neri piaccano Sì, un allora, piatto? questa cosa è molto più semplice di quello che può sembrare. Allora, i tartufi che formano i pianelli lo formano perché la micorrizza è il loro micelio, quindi la parte vegetativa del tartufo, come abbiamo detto prima, genera delle sostanze che sono citotossiche per le piante erbacee. Quindi è come se quell'organismo vivente generasse dei prodotti metabolici che non permettono in quel terreno di far crescere le piante. Sono rotondi perché il modo che ha il tartufo di espandersi è verso l'apparato radicale terminale delle piante, per cui va a creare una sorta di cerchio, di aureola intorno alle piante che hanno arbusto, quindi con cui stringono la simbiosi e la micorrizza. E dovete immaginare, io adesso spero perché mi piace a me, però spero che la maggior parte di quelli che ci seguono siano anche appassionati fungaioli. Non so se voi conoscete le fungaie sui prati dove nascono i pratajoli, fanno in cerchio, in semicerchio. Voi dovete immaginare che la stessa cosa
avviene per i tartufi, perché essenzialmente sono gli stessi organismi che lì stanno su un prato e agiscono su un prato, invece per i tartufi si legano a delle piante. E la domanda di Simone è: perché mi imbatto molto spesso in cerchi bruciati ma senza risultati? E noto molto sporco il sottobosco. Allora, sì, questo può essere una ragione. I tartufi che generano pianelli, poi magari lo potremo approfondire in altre dirette, hanno bisogno della luce diretta del sole, hanno bisogno che il sole batta, quindi l'eccesso di cespugli, di piante, vanno a soffocare il tartufo. Un po' il contrario di quello che serve per il tartufo bianco più è coperto, più ci sono piante comari che preservano l'umidità, e più la possibilità che il ciclo biologico del tartufo si vada a completare alta. Ecco, per gli altri tartufi è un po' diverso, perché l'azione termica e lo shock termico che deve avvenire sulle tartufaie è completamente diverso. Quindi ecco, i pianelli più sono sgombri, più sono liberi, meglio è. Ok, c'è Gianluca Maioli, tra l'altro, che è il conduttore di una cagnolina meravigliosa che si chiama Camilla, che tra l'altro è venuto su da me un po' di volte, siamo usciti insieme, che ha iniziato a cavare, ed è una super cagnolina, solo che l'appetito viene mangiando e sta diventando un drogato di tartufo, e adesso c'ha la fregola del bianco, ma è giusto che ci sia, cioè nel senso è un po' poi il test di laurea del cagnolino quando arriva sul bianco, ci chiede e quindi si informa, studia e dice: il terreno deve essere per forza calcareo oppure ci sono delle eccezioni? Ti completo la cosa, almeno diamo anche qualche indicazione un po' di più. Dicevamo appunto che rispetto ad altre annate, in annate secche può essere più facile andare per fossi, in luoghi comunque che hanno mantenuto quell'umidità. E poi tra l'altro anche un'altra cosa ti volevo chiedere, te le metto tutte insieme. Prima dicevi che ci sono, che il terreno buono per il tartufo è anche per il bianco è anche quello un po' meno drenante, però è anche quello che trattiene un pochino di più l'umidità una volta impregnato. Che viene aggiunto. Questa è una domanda. Dall'altra domanda, che va invece su quella di Gianluca Maioli, io dico: io riconosco i tartufai dal colore delle ginocchia, nel senso, so se sono andati la mattina nero o a bianco. E tra l'altro il bianco si porta dietro tutta una serie di caratteristiche bianche, perché quando piove un po' meno, però vedi, la terra è chiara, è grigio molto chiaro, quando si secca diventa bianca. Le foglie dei pioppi che vedi da lontano verso cui aneli, ti butti giù per i fossi per raggiungerli, sono bianche. Quindi diciamo che il tartufo bianco c'ha un po' il suo colore. Quindi quella terra bianca lì, da dove quando la vediamo ci fa alzare le antenne per andare verso il bianco, cosa ci dice? Necessariamente allora, calcare o anche altro? Allora, in merito al calcare, la micologia parla abbastanza chiaro. Allora, più è acido il terreno, meno i tartufi più ricercati hanno possibilità di nascere in quel terreno. Infatti si dice tra i micologi che dove nascono i funghi superiori, dove si va a porcini, raramente si va a tartufi. Allora, però, ripeto, i funghi sono molto strani in generale, i funghi e i tartufi sono molto strani, perché può anche essere strana la conformazione del terreno. Può essere che il terreno in 100 metri quadrati di bosco, di pastura, che sia, sia in parte molto più basica, in parte molto più acida, quindi l'eccezione c'è sempre, nella biologia c'è sempre l'eccezione, c'è l'eccezione con gli animali, c'è l'eccezione con le persone, c'è l'eccezione con le piante, c'è l'eccezione con tutto. Però ecco, carattere scientifico lo ha quello che è la cosa che si palesa di più in natura, quindi diciamo maggior rilievo scientifico. Quindi non so se ho risposto, di sicuro è possibile che in terreni che non siano perfettamente, che andando a fare delle campionature non abbiano quel range di pH che da letteratura è il range di pH in cui nasce il tartufo bianco, però magari hai preso la terra in quei pochi punti in cui il pH in realtà non è il valore in cui poi vegeta il tartufo, quindi ecco, è una cosa un po' particolare. Di norma i terreni calcarei sono quelli più votati, più,
in cui il tartufo si sviluppa meglio, soprattutto il bianco, però ecco, le eccezioni in biologia ci sono e come, quindi... E Gianluca, ti posso dire che anche nella pratica ci sono eccezioni, cioè nel senso, ovvio, se vado su un fosso è più facile, ma capita anche che anche il bianco nasca in posti dove... Non dovrebbe nascere, perché lui nasce giustamente dove è giusto che nasca. Adesso non è che è nato nel posto sbagliato, ma dove la letteratura o le mie conoscenze, che comunque sono limitate, si basano principalmente sull'esperienza. Per questo stiamo facendo anche questi incontri con Sergio. Tra l'altro a me piace un sacco fare le dirette con Sergio, con Luigi, con Dario, perché è una continua formazione. Per me mi sento veramente un privilegiato avere queste persone che decidono con passione di affiancare quello che in origine Davide, di fare. Sì. Davide, una cosa, avevo visto prima scorrere in chat una domanda a cui tenevo particolarmente... Scusa, me la sono persa io, vai. No, prima di concludere c'era un... No, stiamo concludendo. Ah, ok, c'era un signore che mi diceva che aveva letto che dei ricercatori francesi avevano replicato... Ah, ok, sì. Avevano replicato delle tartufaglie... Davide Toso. Sì, l'altro giorno ho letto su una rivista che i francesi erano riusciti a coltivare il tartufo bianco, vi risulta? Allora sì, la risposta è sì, mi risulta, ho letto anche i risultati degli studi, ho comprato l'articolo scientifico che è stato fatto, e l'eclatanza di questo studio non è nel risultato, diciamo, in termini di percentuale d'ottenimento, ma la cosa eclatante di questo studio è che sono riusciti a far nascere del tartufo bianco con scarsissima percentuale di riuscita in terreni dove prima non era mai stato rinvenuto in natura del tartufo bianco. Adesso non era mai stato rinvenuto del tartufo bianco in quei terreni perché non l'avevano cercato tanto bene come fanno ad Alba, ad Acqualagna, a Sant'Angelo in Vado, oppure non era stato trovato quel tartufo perché effettivamente non c'era. Non ci ha concesso di saperlo, probabilmente non lo sapremo mai, però ecco, lo studio che è stato fatto una buona rilevanza. Io mi complimento con i colleghi francesi, che tra l'altro sono sempre all'avanguardia in termini di tartuficoltura, un po' perché sono molto bravi da sempre, un po' anche perché hanno avuto sempre questo pallino, infatti lo chiamano il vile tartufo bianco perché loro non lo hanno, invece noi ne abbiamo in abbondanza, e forse questa cosa un po' gli dispiace anche, per cui hanno sempre investito magari più di noi in questo settore della ricerca. Non però sul bianco, ma anche in Spagna stanno facendo dei grandi investimenti. Rischiamo come al solito di ritrovarci a essere fanalino di coda di un'eccellenza. Ma io sono convinto che quando la ricerca è buona e viene fatta per portare avanti le tecniche, che la facciano gli italiani, i francesi, gli spagnoli, ben venga. La ricerca deve diffondere conoscenze, non bisogna alzare i muri, per come la vedo io, tra le nazioni, ma bisogna collaborare il più possibile, perché l'obiettivo comune è quello di trovare un modo per far replicare il più possibile il tartufo bianco, perché mentre per il tuber melanosporum, volendo, con un po' di sforzi, con un po' di investimenti, con un po' di buonsenso da parte delle direzioni dei carabinieri forestali e quant'altro, si riescono a fare dei rimboschimenti, le tartufaie e quant'altro, con il tartufo bianco questo oggi non è possibile, quindi potenzialmente anche quello più a rischio di estinzione rispetto agli altri, perché un po' l'azione antropica, un po' l'ipersfruttamento delle tartufaie che, come dicevo prima, fanno cadere le piante da quanti buchi fanno e da quanto poco la terra ce la riportano, un po' tutto, cioè è anche il motivo per cui negli ultimi anni è calata la produzione in Italia e sul mercato abbiamo dei tartufi che provengono dall'estero e dall'est Europa, perché la domanda cresce, i tartufai sfruttano tantissimo le tartufaie, e io vengo a una zona avocata perché, stando nelle Marche, dopo il Piemonte, la seconda piazza italiana, storicamente quella di Acqualagna, Sant'Angelo in Vado, Gubbio, che poi in Umbria, tra l'altro. Anche il Molise so che si difende bene. Il Molise attualmente... Ammesso che esista, si difende bene. Ammesso che esista, allora, attualmente il Molise è la regione italiana che sulla carta produce più tartufo bianco, più di Piemonte, più di Marche, più dell'Umbria, più di tutti. Quindi è probabile perché... si sono svegliati, tra virgolette, in senso buono, più tardi dei colleghi delle Marche e del Piemonte,
e quindi le tartufaie sono più vergini e la produzione è più alta, però se viene fatta la raccolta dei tartufi non regolamentata, le persone al posto di avere buon senso hanno solo l'ingordigia come e l'avidità come sentimento che li muove nella ricerca, questo non è che mi fa avere molto fiducia, cioè mi fa avere le idee chiare su come finirà anche nel Molise. Quindi il mio suggerimento è quello di essere consapevoli, di non danneggiare la natura, di essere modicerati, e è un invito anche, io spesso capita che negli anni in cui le condizioni meteorologiche lo permettono, vado al vivaio, compro una piantina di tuber melanosporum e la pianto in un terreno vocato dove magari ho visto che sono stati fatti i lavori poco carini da altri tartufai, e io la pianto, poi magari qualche delinquente la strapperà, però insomma secondo me se tutti ragionassero così vivremmo le nostre passioni in modo migliore, ecco. Potremmo lanciare una campagna, non sarebbe male. Micorrizza la tua pianta, metti la tua piantina micorrizzata, adesso ci pensiamo, non potrebbe essere male. Invece chiudiamo con una domanda che ti faccio, proprio sulla Ale, sulla com'è che dici tu, che i funghi sono strani, sul fatto che siano strani. Ho visitato un vivaio che fa piante micorrizzate, ovviamente, ma il bianco non la fa una cosa però con il bianco che secondo me in termini quantomeno di senso non è così fuori da ogni logica, però volevo chiedere anche a te cosa ne pensi. Loro micorrizzano le piante, invece delle piante di bianco non vendono piante micorrizzate, ma vanno sul territorio e fanno talee di piante micorrizzate, quindi clonano delle piante micorrizzate. Loro dicono: non sappiamo bene come funziona, però ci potrebbe essere anche una delle variabili, è che un certo tipo di pianta è più facile che non specie, quindi non la quercia piuttosto che il pioppo, proprio quel patrimonio genetico di quella singola pianta è più facile che venga micorrizzato. Quindi loro fanno talee naturale di piante micorrizzate a bianco, te le danno e ti dicono: prova a piantarla in zone di bianco, che potrebbe essere che la micorrizza su una pianta che la cui pianta madre era vocata, potrebbe, non ti assicuro niente, però potrebbe essere più semplice che si attacchi la micorrizza del tartufo bianco. Tu cosa ne pensi? Allora, sì, ho capito perfettamente il meccanismo e ne ero a conoscenza. Allora, il discorso che va fatto in questo caso, anzi, i discorsi che vanno fatti in questo caso sono due. Allora, il primo è che non conosciamo bene i meccanismi per cui il tartufo bianco si lega stabilmente all'apparato radicale di una pianta, e quindi questa cosa è un provare per tentativi empirici a effettuare qualche cosa che ad oggi non si è ancora ben capito come funziona. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, che è ben più scientifica, è che quando noi prendiamo una piantina anche allevata in un vivaio e la mettiamo in una pastura o vicino a una pastura, una tartufaia di tartufo bianco naturale, c'è sempre un elevato rischio residuo che durante il trasporto abbiamo appoggiato le piante, quelle piante vengano infestate da spore di funghi antagonisti, o comunque si escano al vivaio già, adesso i vivai sterilizzano la terra, fanno tutto quello che devono fare perché sanno fare il lavoro, anzi... non voglio offendere nessuno, quindi non è che voglio dire che escono le piante contaminate ai vivai, per carità di Dio, però c'è un rischio residuo. Ah, perché comunque fanno l'operazione di micorrizzazione anche sterile, ma poi vengono messe in fase vegetativa all'esterno, quindi a quel punto potrebbe arrivare qualsiasi cosa sulla pianta. Quindi c'è un rischio residuo di portare all'interno di un habitat di crescita dei funghi antagonisti, e come discutevamo è anche la ragione, una delle tante ragioni per cui le tartufaie spesso anche in terreni, tartufaie tuber melanosporum, tuber estivum, anche in terreni molto vocati purtroppo non riescono a nascere. Quindi ecco, il discorso è che se noi andiamo a fare queste talee, praticamente viene fatto tutto lì, non a chilometro, a millimetro zero, questo rischio di andare a portare dei funghi antagonisti si riduce, quindi sì. E poi
sicuramente male non è una pratica che non fa, perché uno va a rinfoltire, soprattutto se si tratta di pioppi, perché dal punto di vista micologico il pioppo piccolo, la piantina di pioppo piccolo è quella che fa sviluppa più i tartufi. Quando il pioppo cresce poi diventa un po' più complicato mantenere la micorrizia, a differenza di altre piante come piante del genere Quercus, che anche di 100-150 anni riescono a mantenere bene le micorrize con il tuber. Ma questo è un altro argomento interessante da andare a trattare, il ciclo vitale del tartufo su una pianta, sì. Tempi di produttività, quando una pianta va a fare produzione, quando... Esatto. Quindi ecco, per i pioppi, o comunque sia per quelle piante che biologicamente sono molto simili ai pioppi, questa cosa io la vedo come una cosa molto positiva, soprattutto per i discorsi che ho detto. Allora, andiamo a chiudere con l'ultimissima domanda, che siamo già oltre il tempo limite. Simone Giacchello chiedo scusa se non puoi niente, specie di tartufe e piante non rientra in questo elenco. Castagno con pianello, ti risulta che il castagno veloce? Sì, no. Castagno no. Sono veloce, ma lo dico in modo scientifico. I castagni prediligono i territori molto acidi, quindi ecco, se dal castagneto si va al fondo valle, cambia il pH e ci sono altre piante che prediligono i pH più basici, allora sì, ci sono. Poi il castagno predilige quei sabbioni chiari, però terreni acidi, non basici. Se poi andando nei fossi, abbassandosi anche altitudine, andando nei fondovalle, cambia il pH, magari rimane quella sabbia bianca, allora lì abbiamo la possibilità di trovare limitrofo al castagneto il tartufo bianco. Però pianelli no, ti direi proprio di no. Secondo la mia esperienza, non mi voglio... Okay. Però mi posso informare, ma non credo che sia una cosa possibile. Anche secondo la mia esperienza. Poi Sergio, che è più bravo, si informa anche dal punto di vista scientifico. Sergio, io ti ringrazio tantissimo, è stato veramente una diretta interessante. Grazie, ne abbiamo programmate altre, ti direi che assolutamente per me faremo dei monografici sugli altri tipi di tartufo, ma già solo stasera mi sono già venuti in mente altri 100 argomenti da andare a trattare insieme. Magari seguiamo un po' la stagionalità, quindi siamo partiti col magnato un pico, la prossima volta ne facciamo magari una invece, facciamo un passo indietro. È ripartito benissimo sulla biologia. Va bene. Gli aspetti biologici del tartufo. Andiamo invece a prenderci un giorno con cui parlare con calma invece di tutti gli aspetti del tartufo in maniera più approfondita. Io adesso non so se ci possiamo già dare appuntamento per mercoledì prossimo. Ci sentiremo comunque. Sì. Ah, guarda, ha fatto sì. Perfetto. Allora ci vediamo mercoledì prossimo alle 20:30. Con Sergio Mustica. Scusami, perdona, ho messo l'accento a caso. Vedo che arrivano altre domande, ragazzi, potete farle nei commenti, così magari le riprendiamo la prossima volta, oppure sul gruppo Facebook, su cui adesso c'è anche Sergio. Avendo cambiato il nome al canale, credo che il gruppo si chiama Cerca del Tartufo per Novellini, però lo potete trovare. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Ringrazio a tutti della presenza e grazie Sergio, sei stato veramente prezioso. E a questo punto ci vediamo mercoledì prossimo. Adesso dico una cosa, voi non l'ascoltate. Sergio, io dico che chiudo la diretta, però tu rimani lì, non andare lì, non cancellare tutto. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Grazie. Buonanotte a tutti, ciao.